il microfono alla persona che poi ha organizzato l'evento, che è l'anima, la mente e il corpo di questa serata. Ha fatto tante cose in questi anni, da oltre 20 anni che fa formazione trainer con aziende, con sportivi. Quindi il microfono è scena Giorgio Pisano, organizzatore. Gli elementi salienti di questo contributo. Dai Anfreschi dice: partiamo, come dire, da un presupposto. Allora, il primo presupposto è che i pensieri sono degli atti creativi. Cosa vuol dire che i pensieri sono degli atti creativi? I pensieri sono degli atti creativi significa che tu puoi decidere che cosa pensare. Puoi decidere che cosa pensare. Questo ci dà attenzione anche nel mondo imprenditoriale. Sabina e tutti noi lo sappiamo. Quando andiamo molte volte dagli imprenditori, dai commercianti, ci dicono: guarda che non entrano più clienti. E allora io dico loro: mi puoi indicare ieri quanti minuti hai dedicato a fare delle cose differenti rispetto a quello che sai già che non funziona più, perché tu possa andare a recuperare i tuoi ex clienti ed eventualmente andare a cercare clienti. Quanti minuti hai dedicato a fare delle cose differenti? Noi qua stasera abbiamo scelto di condividere una serata con persone che hanno dato il massimo. Le persone che sono state coinvolte hanno partecipato tutte a tutto il lavoro. Per fare un intervento di 20 minuti sono richieste ore, se non giornate, molte volte di preparazione, perché ognuno di loro non ha scelto. Quindi gli abbiamo suggerito quello che avevamo pensato di fare.